A Videotop come per magia con noi Alex Pettinaroli. Ciao Paolo, ciao amici di Videotop. Oggi ti dimostrerò, caro Paolo, come è possibile interferire con la materia utilizzando il pensiero. Fantastico. Insomma, sembra difficile detta così. Questo fatto da te? Fatto da te. Pensa un po'. Utilizzeremo, come si conviene, due mazzi di carte. Yes. È importante specificare il primo rosso, naturalmente tutti i dorsi rossi, 52 carte da poker, quelle che normalmente utilizziamo per giocare, che lascerò nel suo astuccio appoggiati qua sul nostro tavolo. Ecco fatto. Ok. Un secondo mazzo identico, ma dorso blu, e sarà quello che utilizzerai tu. Ah. Ok, 52 eccetera eccetera. Molto semplicemente, caro Paolo, ti chiedo di tenere il mazzo così, buttale, girandole, buttane una sopra l'altra. Ok, quando vuoi, ma prenditi il tempo che ti pare, esatto, anche a mazzetti, sì, ti fermi, decidi da tu. Da incapace, vero, di girare le carte. Ottimo, ottimo, più è casuale tanto questa meglio. Questo, quindi ti sei fermato sul 6 di quadri, naturalmente avresti potuto decidere qualsiasi altra carta fra le 52. Mi molto bene. Questa è la carta che dovrai visualizzare nella tua mente. Ti do un altro strumento, che è questo pennarello. Ah, scusa. Visualizza, tieni. Sì. Visualizza la carta, visualizzala di dorso. Sì. Fai una grossa X. Yes. Quindi tu hai immaginato il 6 di quadri, quadri, l'hai capovolto e hai scritto una X. Perfetto. Questo mazzo è sempre rimasto sul tavolo dall'inizio del gioco. Naturalmente questo mazzo contiene un 6 di quadri. Tra tutte le carte di faccia, di dorso, l'unico adesso con una grossa X è proprio lui. Magico come sempre. Grazie Paolo. Grazie Alex. Alla prossima, ciao.